Ciao a tutti cari amici di Fish Project, siamo qui oggi per il nostro consueto appuntamento del giovedì. Questo giovedì continueremo a parlare di spigole. Pensi, oggi abbiamo appena finito un'uscita di pesca, abbiamo avuto qualche bella cattura e adesso volevo sollevare un VS che ci è sorto un po' dalla testa da diverso tempo. Quello di cui parliamo questa settimana è il casting vs spinning. Abbiamo preso già da un paio d'anni questa idea di pescare a casting le spigole e anche altri pesci in mare e abbiamo cercato di capire un po' quali sono i pro e i contro di questa pesca in mare, di cui adesso appunto ne andremo a parlare. Abbiamo preso due canne praticamente uguali che sono le Bushido della Art, la Finesse da spinning e la Carna da casting, che sono due canne non proprio uguali uguali, ma sono molto simili, proprio per capire se queste prestazioni sono così diverse tra lo spinning e il casting. La prima cosa di cui volevo parlarvi è la lanciabilità. Lo spinning sicuramente è una tecnica più efficiente, soprattutto nelle giornate di vento abbiamo un lancio veramente veramente più lungo, però a casting abbiamo una precisione veramente veramente centimetrica. Perché se abbiamo appunto bisogno di andare a pescare sul bordo di un canale, su piccoli spot, sicuramente il casting ci aiuterà a lanciare in maniera più precisa e abbiamo anche la possibilità di essere più rapidi e veloci nel riassettare e lanciare nuovamente. E quindi come primo punto si dà un po' un pareggio, perché abbiamo lanciabilità per uno e precisione per l'altro. Sempre per il discorso di lanciabilità ci mettiamo a parlare di parrucca. Ecco, lì è un po' il tasto dolente del casting. Perché nello spinning con un buon mulinello, noi qui ad esempio abbiamo montato un dive di media fascia, è praticamente impossibile fare una parrucca a meno che non ci impegniamo. Invece nel casting abbiamo montato comunque un bel mulinello, perché questo è un Champion della Turtle Fishing, è un mulinello con dei cuscinetti ceramici, quindi si può anche appunto adattare alla pesca in mare, però contro vento soffre della parrucca, ed è anche per questo per il quale nella canna da casting montiamo un trecciato un po' più grosso di quello da spinning e un terminale parecchio parecchio più grosso. Perché? Perché ho paura di perdere gli artificiali e così mal che vada non si rompe se ti parte la parrucca. Altro punto di cui volevamo parlarvi per il discorso casting vs spinning è la gestione degli artificiali. La gestione degli artificiali con una canna spinning è già buona, soprattutto se prendiamo dei jerk, ma quando cominciamo ad utilizzare esche come dei VTD, della gomma, lo spinning ha qualche lacuna. Perché? Perché il movimento un po' del mulinello e il fatto di non avere una presa proprio palmabile come l'abbiamo nel casting non ci permette di muovere in maniera superlativa i nostri artificiali. Ed è lì che il casting prende un po' il suo vantaggio. Perché? Perché come muoviamo con il mulinello da casting un VTD, un'esca di gomma, non riusciremo mai a farlo con la canna da casting. Adesso ragazzuoli vi sarete fatti altre mille domande, direte: ma quando è meglio usare il casting e quando è meglio usare lo spinning? Beh, il casting in mare, diciamo come conclusione del nostro video, diciamo che è giusto utilizzarlo quando peschiamo in condizioni di poco vento e quando andiamo a pescare anche su degli spot magari più chiusi. Se invece dobbiamo pescare sempre durante il vento con qualsiasi esca, lo spinning sicuramente ci dà più affidabilità. Bene, noi adesso siamo arrivati alla fine del nostro video, continueremo più un po' a pescare a spigole e vediamo se ne facciamo qualcun'altra. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento del giovedì. Statemi bene, ciao!